Seconda edizione, già l'anno scorso siamo stati contattati per esporre, credo che sia una buona iniziativa. Il mio genere di realismo, cioè la cura maniacale del dettaglio, devono sembrare forti e parecchi passano oltre convinti che siano forti. Per me è un complimento, ma è un complimento fino a se stesso perché scappano via tutti. Siamo ragazzi che lavorano per la Coldiretti, il termine del gusto. Io sono addetta alla vendita della pasta. Abbiamo, diciamo, della pasta di ottima qualità, tutta trapelata in bronzo e essiccata lentamente. Abbiamo prodotti principalmente del Lazio. Comunque sono tutti prodotti a chilometro zero, per 100% grano duro italiano. Ci potete trovare o al Mono 7 o adesso dovremmo aprire di fronte alla Fontana del Vanvitelli. We love Civita Vecchia. It's beautiful, it's clean, the people are friendly, the food is delicious. We saw the church, and we don't know about the Japanese man. Cominciamo giovedì, che giovedì è sempre un giorno non bellissimo, le persone lavorano. Ieri sera c'è stato un po' piccolo movimento, si confida questa sera, sabato e domenica, dovrebbe essere la mitica passeggiata che si può fare per Civita Vecchia, forzando sempre un po' sul valore dell'ubicità e mandando ovviamente il Depriano in giro, perché è importantissimo che se uno lo sa, ovviamente non può venire. Il mio negozio è un attività artigianato, e dove facciamo cornici, vediamo stampe, fotografia, grafica e manifesti. È legato tutto a questa attività, in questo settore abbiamo esposto un banchetto fatto da noi artigianalmente, dove sono delle cose in offerta, e abbiamo aperto un gazebo dove possiamo mostrare determinati lavori e opere, la manifesti e quadri esposti. Beautiful city. Yeah. I like this area, the old town. It's very, very nice. The church was very nice. We visited the church for 15 minutes or something like that. We walked around the medieval city and we went to the market. No, because we visited Rome a couple of years ago and we spent about 4 or 5 days there. Bellissima iniziativa, il centro storico quando vive è sempre bello, perché questo è un centro storico che andrebbe sfruttato proprio per queste cose. Vedo tante persone che camminano curiose, vedo tanti stand, la sera c'è la musica, ad alcuni può dare fastidio magari a quelli un po' più anziani, però a noi sinceramente sfruttarla per qualcosa di artistico ci fa piacere, quindi secondo me è una buonissima iniziativa, speriamo prenda piede negli anni, ci vuole un po' di tempo ovviamente come tutte le cose, però ottima iniziativa, bravi. Before, but now I have seen some beautiful buildings. I think a nice village and small, but nice. Percorsi, diciamo che è una bellissima iniziativa, come vedi qua, insomma, la location si presta poi particolarmente, insomma, via Trieste, centro storico della città. E questo stand in particolare è lo stand dell'associazione culturale Book Faces, che riunisce un po' gli autori di Civita Vecchia, gli autori di Civita Vecchiesi. Qui possiamo trovare infatti alcuni libri scritti proprio da autori Civita Vecchiesi, tra i quali io modestamente sono uno di loro. Si dovrebbe venire a percorsi innanzitutto per venire qui, per vivere soprattutto il centro storico della città, questo punto in particolare, insomma il cuore di Civita Vecchia.